Assalti a banche e uffici postali, presa la banda che colpiva Nord-Est, i malviventi erano stati autori di rapine avvenute negli ultimi due anni in vari comuni delle province di Pordenone, Treviso, Trieste e Venezia. Omicidio di Fontana Fredda, l'arma con la quale è stato ucciso Alessandro Coltro, non è stata ancora trovata. I carabinieri intanto settazzano i filmati dei sistemi di videosorveglianza. A fuoco un'azienda agricola a Pozzolo del Friuli, ingenti i danni. Gesto sconsiderato contro un eroe di guerra veneto, targa imbrattata del Varesotto. Ben ritrovati gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva. Avete sentito i titoli principali di questa nuova edizione. In manette i complici, quindi gli autori di efferati furti e rapine che si erano verificati a Nord-Est, partivano dalla Puglia e poi appunto facevano così gli assalti a bancomat e facevano anche appunto gli assalti a uffici postali e banche. I carabinieri di Pordenone hanno messo fine a questo modus operandi. Ancora giallo invece sulle cause della morte di Alessandro Coltro, il 48enne originario di Fontana Fredda ma residente a Sacile, trovato in una pozza di sangue ieri proprio a Fontana Fredda. Parleremo di un latitante romeno arrestato al casello, parleremo di politica, parleremo di economia e giustamente anche ci saranno delle curiosità che andremo a scoprire nel corso di questa nuova edizione. Andiamo quindi a leggere la domanda che abbiamo posto nell'edizione precedente. Papa Francesco, accogliere ed integrare i migranti senza minacciare la propria identità, sei d'accordo? Sì, il 18% di voi, no invece il restante 88%. E la notizia che invece vi diamo adesso, che sarà poi anche quella che ci ha fatto così, no? Ipotizzare e scegliere la domanda, è un po' particolare. La leggiamo subito, poi la spieghiamo. Alto Adige, agli italiani non residenti sarà vietato acquistare la seconda casa. Sei d'accordo? D'ora in avanti i non residenti a Bolzano e dintorni non avranno più il diritto di acquistare nuove costruzioni fra quelle meravigliose valli e montagne proprio dell'Alto Adige, senza eccezioni, nel senso che tale facoltà sul nuovo sarà riservata al 100% soltanto a chi abita formalmente in Alto Adige. Questa limitazione sul futuro, come viene pudicamente chiamato l'addio ai monti, destinato ai connazionali del resto della penisola, si è reso necessario, dicono ovviamente i politici che siedono nei banchi del Consiglio Comunale, perché causa troppe seconde case agli altri, cioè agli italiani e agli stranieri innamorati dell'Alto Adige, i ragazzi del posto non trovano più appartamenti a loro disposizione o a prezzi accessibili. Quindi questa è la motivazione, diciamo così, che è stata adottata, magari insomma la verità può essere anche altra. Comunque dai, Alto Adige, gli italiani non residenti sarà vietato acquistare la seconda casa, siete d'accordo? SMS WhatsApp 393 93 24 336, la nostra email telepordenone@yol.it, la diretta streaming telepordenone.tv, Facebook ed Instagram, i nostri canali social nei quali appunto è possibile vedere i momenti salienti del telegiornale, le notizie più importanti e anche commentare le nostre appunto notizie oltre che le nostre domande. Apriamo il telegiornale. A Brindisi e province è stata portata a termine questa mattina un'operazione da parte dei carabinieri del comando provinciale di Pordenone nei confronti di un'organizzazione criminale dedita a rapine contro uffici postali e istituti di credito operante nel nord-est d'Italia. La banda era composta da cittadini italiani e non con precedenti. Una decina di persone arrestate in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Pordenone. Sì, un sodalizio in relazione a quelle che sono le acquisizioni informative che sono state rapportate all'autorità giudiziaria e dalla stessa validate con il provvedimento a cui abbiamo dato esecuzione, traspare che effettivamente trattasi di un sodalizio molto organizzato in cui venivano ripartiti efficacemente i compiti e che riusciva a svolgere attività di analisi, acquisizione degli obiettivi, validazione degli stessi, nonché conduzione delle azioni criminose di aggressione agli stessi, in modo effettivamente organizzato, per cui possiamo parlare di un sodalizio in questi termini. È un'attività investigativa anche particolarmente complicata. Estremamente complicata perché si è partiti da elementi estremamente labili, anche poco strutturati dal punto di vista quanti-qualitativo, ma devo dire la verità, grazie alla sagacia e alla perseveranza dei militari del nucleo investigativo del comando provinciale,
I militari operanti sono riusciti certosinamente a ricostruire tutti i tasselli del primo episodio, che fu la rapina all'ufficio postale di Casalsa di Ladrizia, a cui seguirono altri elementi che li hanno portati poi a tracciare il modus operandi e a individuare i responsabili fino all'esito, oserei dire, conclamato e complessivo di oggi. Un piccolo dettaglio sul modus operandi, scusi, la faccio dire anche al microfono. Il modus operandi prevedeva l'acquisizione dell'obiettivo, l'individuazione dello stesso, la validazione, ossia la conferma che l'obiettivo era un obiettivo spendibile, dopodiché l'aggressione dell'obiettivo dopo che questo era stato studiato. L'assalto poteva avvenire attraverso una penetrazione dell'edificio in orario di non attività e l'attesa poi degli impiegati che venivano ad aprire gli uffici, fosse essere dell'ufficio postale piuttosto che degli istituti di credito, che venivano in questo modo aggrediti, soggiogati e indotti ad effettuare l'apertura delle casse. Quindi un'azione anche di individuazione dei punti deboli, delle criticità strutturali dell'edificio che doveva essere aggredito e poi una fase esecutiva che comportava il contatto con le persone, con le vittime delle rapine. L'operazione è partita questa mattina alle 4:30, un dispiegamento importante di uomini non soltanto da Pordenone ma anche dalla locale stazione compagnia, quella di Brindisi. Sì, un'attività in questo modo complessa per quel che riguarda la portata, sono 9 gli obiettivi che sono stati conseguiti, 9 persone sono state tratte in arresto. Questi 9 obiettivi hanno necessitato della capacità e della conoscenza areale da parte dell'arma di Brindisi, il comando provinciale di Brindisi, le compagnie territoriali di Fasano e di San Vito dei Normanni, in cui erano posizionate i soggetti che noi ricercavamo, quindi la loro competenza, la loro conoscenza del territorio unita al supporto investigativo che abbiamo dato in modo congiunto e sinergico ha portato al conseguimento degli obiettivi. Ci sarà un seguito? Dobbiamo vedere, questa è una cosa che ovviamente poi viene rilasciata anche l'autorità giudiziaria, ma il quadro situazionale per quel che riguarda la struttura generale è delineato, appare delineato. Ovviamente adesso l'autorità giudiziaria avrà la conduzione successiva e susseguente e alle sue disposizioni noi ci terremo per quello che potrebbe essere lo sviluppo. Sorprendente veramente l'attività portata avanti dai carabinieri. Pensate, era il 31 dicembre del 2016, Casalsa della Ladrizia fanno questa rapina e sono partiti, pensate, perché poi bisogna anche dare il merito agli investigatori, da 2 macchine che erano praticamente arrivate proprio a Casalsa della Ladrizia, hanno preso le telecamere della vicina parrocchia proprio di Casalsa stessa e sono partiti dalle targhe. È stato un lavoro incredibile, irriconoscibile, inseguimenti, appostamenti, seguivano una macchina, poi invece era l'altra, pensavano che la rapina venisse fatta da una parte, invece poi veniva fatta dall'altra, insomma è stato veramente un lavoro definito di labor lime, quindi veramente insomma di scrematura, di appostamenti, intercettazione e quant'altro. Alla fine, vedete, sono arrivati al dunque. Bravi i nostri carabinieri. Omicidio di Fontana Fredda, l'arma con la quale è stato ucciso Alessandro Coltro, il 48enne appunto trovato in una pozza di sangue, non è stata ancora trovata, decisiva ai fini delle indagini, le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza del supermercato Meta. È avvolta dal mistero la morte di Alessandro Coltro, il 48enne artigiano trovato senza vita martedì sera nei pressi del centro commerciale Meta di Fontana Fredda. Nelle ultime ore gli inquirenti, esclusa la tesi del suicidio, stanno setacciando la vita privata dell'uomo, separato con una figlia adolescente, per capire se avesse avuto problemi di natura economica, lavorativa o riguardanti la sfera personale. Un lavoro che la Procura della Repubblica di Pordenone ed il Comando Provinciale dei Carabinieri, supportati dal Nucleo Operativo Radiomobile, stanno effettuando nel massimo riserbo per non compromettere le indagini. Importante ricostruire le ultime ore di vita di Coltro. Per questo si stanno visionando le telecamere di videosorveglianza ed i tabulati telefonici dell'uomo. Un primo riscontro sembra proprio arrivare dalle immagini a circuito chiuso del centro commerciale di Fontana Fredda, che avrebbero ripreso il 48enne in compagnia di un altro uomo mentre uscivano dal bar. Da quel momento non si è saputo più nulla, fino al suo ritrovamento. Ma cosa è veramente successo in quel parcheggio? Un diverbio finito male o un'esecuzione vera e propria? La Kia Ceed aveva la portiera chiusa ed il cellulare di Coltro è stato ritrovato al suo interno. Particolari che fanno pensare che l'artigiano sia stato costretto a scendere dall'auto per allontanarsi fino al punto dove è stato trovato morto. Intanto, sabato sull'uomo sarà eseguita l'autopsia disposta dai medici legali Barbara Polo Grillo e Giovanni Del Ben,
che darà ulteriori elementi di indagine per risolvere questo mistero che, dopo 3 anni dall'omicidio di Therese Trifone, torna a sconvolgere il Friuli occidentale. Preciso tra altre cose Maurizio Pizzato, che sta seguendo per noi la questione, seguirà anche nei prossimi giorni, sperando ovviamente che venga così individuato il movente, ma ritrovata anche e soprattutto l'arma del delitto. E noi abbiamo ricostruito, in compagnia dell'amico di sempre, le ultime ore di vita di Alessandro, un pranzo con gli amici e la promessa di rivederci il giorno successivo. Da lì in poi però c'è un buco nero di quasi 24 ore. L'ultimo ricordo è molto presente nella mia mente perché il lunedì pomeriggio ho pranzato qua con noi con tutti i miei colleghi. È stato il solito pranzo occasionale che si faceva ogni tanto così per fare due chiacchiere, in quanto lui sapeva che noi mangiavamo alle 3:30, lui veniva a mangiare qua con noi, faceva due chiacchiere, si vedeva se scherzava di più o di meno. E come sempre mi è sempre apparsa una persona limpida, sorridente, divertente. Mi piace dire sempre che l'unico difetto che aveva era che era interista, ma quella è una cosa tra di noi per prenderci un po' in giro, per passare il tempo, sono da vecchi amici quali eravamo. L'aveva lasciato presagire qualcosa di negativo il suo comportamento, il suo volto? Guardi, onestamente parlando non abbiamo pensato a niente di tutto questo, perché cioè, Alessandro mi piace ricordarlo come un acquario, tu lo guardavi, vedevi attraverso quello che voleva esprimere. Il suo volto era sempre lo stesso, sorridente, gioviale, buono, dovevi sempre stare attento a non chiedere niente, perché se gli chiedevi qualsiasi cosa lui era il primo a correre per tutti, e faceva sempre col suo sorriso, col suo stato d'animo, sempre divertente, sempre buono, brava persona, di qualità. Mi posso permettere di parlare forse anche a livello per l'amministrazione, se c'è tutta l'amministrazione, che si unisce al dolore della famiglia, si augura che per mezzo delle forze dell'ordine e degli inquirenti che stanno facendo sicuramente un lavoro molto importante, questa vicenda abbia il suo giusto riepilogo. Prima per lui, per la sua famiglia, per sua figlia, per gli amici stessi, per tutti noi e per il paese. Paese che ricordo era sempre stato, Sacile non è abituato a questo tipo di eventi, è sempre stato un paese tranquillo, un paese di attrattiva anche per le altre persone di venire a vivere a Sacile. Questo purtroppo, questo evento crea un precedente che in questo piccolo paese non è mai avvenuto. Insomma, speriamo che si risolva nel miglior modo, soprattutto per Alessandro, perché mi preme pensare che la sua persona non debba essere assolutamente sporcata per qualsiasi evento di cronaca o altre cose, perché ripeto, una persona di qualità che aveva tutta la mia stima, dei miei colleghi, dei nostri amici, di tutto. Quindi speriamo che questa cosa vada a buon fine, soprattutto per lui, per la sua famiglia, per la sua moglie, per la sua famiglia. Cambiamo completamente argomento, latitante romeno arrestato al casello autostradale di Porpetto. Il servizio arriva dalla redazione di Udine. Viaggiavano su un'auto con targa romena i due uomini fermati dalla polstrada di Palmanova nei pressi del casello autostradale di Porpetto, dove gli agenti hanno intimato al conducente del mezzo di fermarsi per accertamenti. Da un rapido controllo il conducente è risultato essere destinatario di 2 provvedimenti emessi dal Tribunale di Bologna. Gli agenti della polstrada, compiute le verifiche, hanno provveduto a mettere in pratica i 2 atti, consistenti in una notifica relativa a un decreto di sospensione di un ordine di carcerazione e a un rintraccio per arresto, al quale è stato sottoposto il 34enne G.I.M., le sue iniziali, condannato a 2 mesi e 14 giorni di reclusione per furto aggravato commesso in provincia di Bologna. Dopo essere stato accompagnato in questura a Udine per il fotosegnalamento, l'uomo, sottoposto alla misura di custodia cautelare, è stato condotto al carcere friulano a disposizione dell'autorità giudiziaria. E si parla sempre più spesso dell'importanza della famiglia, famiglie che purtroppo talvolta vengono così distrutte per motivi ingiustificati, motivi che non trovano
all'apparenza un motivo preciso, una giustificazione. Ne parliamo con Monsignor Angelo Santarossa, l'importanza della famiglia, ma soprattutto l'importanza di avere una famiglia. Allora non partirò tanto da lontano, ma siamo in tempi di bilanci dello Stato, dove la coperta non riesce a coprire tutti i buchi, bilancio della regione, quello ci interessa ancora di più perché abbiamo a che fare anche con quello, e il bilancio delle famiglie. Quali sono le crisi di oggi che devono preoccupare tutti? Politica, istituzioni, persone, responsabili, eccetera. Secondo me sono tre le crisi che ci preoccupano e che ci coinvolgono. La prima crisi è quella, diciamo così, economica, che poi è una crisi che è fondata sul fatto del lavoro. Manca il lavoro. Ogni giorno nel nostro piccolo Friuli qualche piccola impresa chiude i battenti, ma dicono il lavoro basta volerlo, c'è per tutti. Sì, magari con stipendi da fame, con elemosina, perché è giusto lavorare, è giusto che tutti lavoriamo se siamo in condizione di farlo, ma è anche giusto che il compenso sia proporzionato all'impegno di energie e di tempo che dedichiamo. La seconda crisi, quella non meno grave, è quella della famiglia. Famiglia è in crisi, ma non da adesso. L'abbiamo picconata in questi anni, è una famiglia che forse non c'è più. E se la famiglia, che è la prima azienda anche economica di una comunità, perché non dimentichiamo che l'economia di una famiglia si basa sul lavoro del papà e della mamma, si basa sulla pensione magari di fame del nonno, della nonna, dei nonni che contribuiscono al mantenimento della famiglia. 5 milioni di poveri, di famiglie povere, che non sono in grado di mettere insieme il pranzo con la cena. Come facciamo? Qualcosa facciamo per questa famiglia, per queste famiglie? Perché poi il fatto educativo dipende anche dalla possibilità di formare una famiglia e i mezzi per mantenerla, la famiglia, che non è che costa quattro spiccioli. La famiglia per mandare i figli a scuola, per mandare a imparare un mestiere, per mandare a fare una professione, ci vogliono i schei, e i schei non ci sono più. I portafogli, i portamonete sono vuoti. Allora, lavoro. Questo è il vero problema che io continuo a ripetere, che tormenta l'Italia di questi nostri giorni, perché se no vanno in giro per il mondo a cercare un lavoro con uno stipendio adeguato e non tornano più, e forse non mandano neanche le rimesse come facevano i nostri padri dall'estero per mantenere i figli che avevano lasciato in Italia. La famiglia, questo è il vero problema, il dramma, anche sul piano educativo. Abbiamo inventato la leva volontaria, perché dobbiamo dare un supplemento di educazione ai giovani di domani. Ma chi è che deve educare? L'articolo 144, che tutti quelli che sono sposati in municipio o in chiesa, dice è obbligo di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare la prole. Ma per fare queste cose sembra quasi impossibile, ci vogliono anche i soldi. Ci vuole che ci sia veramente la possibilità di portare avanti questo discorso. E io credo che questi mancano. 5 milioni di poveri, la Caritas, le istituzioni, i contributi, gli 80, i 100, i 700 euro di pensione, sono tutte belle parole, belli slogan, però alla mattina si contano gli spiccioli per vedere se si riesce a comprare il pane e il latte e magari qualche cos'altro per il pranzo e per la cena. Quindi il problema fondamentale è risolvere il problema del lavoro ben remunerato per chi ha volontà e capacità di lavorare, i giovani in particolare. Non è diminuita la percentuale dei disoccupati giovani, dai 18 ai 30 anni, ai 35 ai 40 anni.
E questo grava sulla famiglia, perché i genitori si pongono questa domanda. Oggi cosa mettiamo per mettere su pignata? Cosa possiamo comprare? Andiamo a pescare nei rifiuti, negli avanzi? E questo è un problema che ci deve coinvolgere tutti. L'elemosina va bene, ma l'elemosina non copre le necessità di una famiglia. E allora su questo tema ho detto che torneremo durante i nostri incontri da giovedì. Io intanto vi do un anticipo. Questo libro, che non ho nessuna percentuale o interesse di vendere, ma per dirvi che mercoledì prossimo, 3 di ottobre, alle ore 20:30, presso il Centro Culturale Aldo Moro di Cordenons, una coppia di sposi che ha costruito questo libro e con me discuteremo con chi vuole questo tema, la famiglia. Io tratterò brevemente dell'enciclica del Papa Amoris Laetitia e poi questi due sposi illustreranno il contenuto di questa loro esperienza di padre e di madre, e cioè di una famiglia. Penso che dobbiamo tornare alle radici, e le radici mie, nostre, vostre, sono la famiglia alla quale apparteniamo. Sono i nostri papà, le nostre mamme, i nostri nonni, i nostri fratelli, i nostri cugini. Se la famiglia si discioglie, non si risolve nessun problema economico. La prima economia è fondata sulla famiglia. Ci ritroveremo, chi vuole venga mercoledì alle 20:30 all'Aldo Moro, è ingresso gratuito, non si paga niente e ci confronteremo, perché è libero l'ingresso, su questo tema. Cominceremo da lì per sensibilizzare su questo problema le varie sfere di responsabilità, compresa la Chiesa, che ha la sua parte di responsabilità, soprattutto quando si tratta di dare una educazione alle nuove generazioni. Vanno educati quando sono piccoli, quando hanno 20-30 anni, ciò che in barca è e forse non serve più niente, perché i più grandi, cominciando dagli adolescenti, non vogliono sentire né consigli né regole, e senza consigli e senza regole non si va da nessuna parte. Noi ci vediamo, chi vuole, mercoledì, e poi il nostro appuntamento di giovedì, con cui continueremo a parlare della famiglia. Famiglia in crisi, sì o no? Grazie come sempre, Monsignor Angelo Santarossa. Quindi mercoledì all'Aldo Moro di Cordenons e giovedì sarà nei nostri studi per continuare a parlare di questo e di altri temi. Grazie ancora, Monsignore, per essere stato in nostra compagnia. A Treviso un inseguimento si risolve soltanto con una denuncia. Il servizio lo firma Rosario Padovano. Nel corso dei controlli stradali dello scorso weekend a Treviso la polizia si è trovata ad inseguire un 25enne trevigiano che aveva provocato un incidente in cui l'altro automobilista è rimasto leggermente ferito. Anziché soccorrerlo, questo giovane, al volante di una Mercedes AMG, si è dato alla fuga. Una pattuglia della polizia lo ha però agganciato poco dopo, inseguendolo a folle velocità. Una corsa che il 25enne ha perso subito, andando a schiantarsi contro le barriere laterali della carreggiata. I successivi accertamenti lo hanno tradito. Guidava con un tasso alcolemico tra 1,30 e 1,40 grammi per litro di sangue. Rientrato dalla missione in Cina, l'assessore regionale Bini ci spiega i risultati ottenuti. Il servizio arriva dalla redazione di Udine. Dopo il viaggio istituzionale nella Repubblica Popolare Cinese abbiamo chiesto all'assessore regionale Bini cosa è emerso. Beh, è stato un viaggio assolutamente interessante e importante. Abbiamo avuto modo, dopo le visite fatte dalle delegazioni cinesi nella nostra regione, di confrontarci con il loro territorio, con le istituzioni e con gli imprenditori del luogo. Ci sono delle grandissime opportunità di collaborazione tra i nostri paesi che possono toccare sia la parte economico-industriale ma anche la parte turistica. Parliamo di un paese molto importante. Consideri che la provincia che abbiamo visitato conta solo 90 milioni di abitanti, quindi vi faccio capire quelle che possono essere le ricadute economiche per il nostro territorio. Però, come ho già avuto modo di dire, tu
se vuoi costruire dei progetti importanti li devi pensare, progettare e poi realizzare, quindi dei progetti che si realizzano nel medio e lungo termine. Allora possiamo dire Friuli Venezia Giulia porta d'Oriente verso l'Occidente. Assolutamente sì, mi piace. E parlando di economia, noi oggi abbiamo incontrato nei suoi laboratori un amico, Davis Ferrazzo. Lui è un imprenditore, è un panettiere, un panificatore, così appunto verrebbe da dire. Uno che è partito da zero, si è fatto con la gavetta e adesso insomma è diventato un imprenditore di successo. Siamo andati a conoscerlo alla scoperta delle tradizioni, ma soprattutto a capire effettivamente in questo periodo cosa i suoi clienti chiedono e che cosa soprattutto apprezzano. Davis Ferrazzo dei Sapori del Grano, ormai insomma ci siamo, il periodo autunnale è alle porte, nuove produzioni ma soprattutto una riscoperta dei sapori. Che cosa state proponendo in questo periodo? In questo periodo proponiamo, cioè, quello che va per la maggiore adesso, il pane con la zucca, che è il pane tradizionale, che non è altro che un pane fatto con la farina, acqua, lievito, con l'aggiunta della zucca, zucche nostrane, e oltre alla zucca mettiamo i classici ingredienti, che c'è la uvetta, l'uvetta oppure la cioccolata, oppure solo semplicemente zucca. La clientela cosa vi chiede per la maggiore? La clientela chiede, a parte le cose tradizionali, le cose classiche dei periodi e quant'altro, ma chiede, io vedo noto, la genuinità dei prodotti, no? Non tanto magari praticamente cose particolari, ma soprattutto chiedono, ricercano il prodotto che sia genuino, salutare e soprattutto magari che sia prodotto con prodotti della zona, diciamo. Un lavoro completamente artigianale, siamo nel 2018, ormai si vedono sempre più insomma ragazzi preferire altri tipi di lavoro. Quanto è bello invece, quanta soddisfazione c'è dietro a questo lavoro di manualità? Beh, il mondo è bellissimo, la fortuna, bisogna per scoprire questo mondo avere qualcuno che ti fa appassionare a questo mondo, no? Come io ai miei tempi ho avuto un titolare che è stato un ottimo titolare perché mi ha fatto avvicinare, appassionare a questo mondo, anche se è un mondo per un giovane molto difficile perché comporta sacrifici, soprattutto tempo di divertimento perché sia il lavoro notturno e quindi poca vita notturna con gli amici, ecco, però è un lavoro che gratifica perché ha i risultati, vedi il prodotto si trasforma, che lievita, l'apprezzamento della gente, si sta bene in compagnia e dopo ti deve piacere questo mondo, la trasformazione, da quello che dico sempre ai bambini, no? Che è una magia, quello che prima è acqua, farina e lievito si trasforma in pane, no? Ecco, una cosa che è decantata nelle poesie, nelle preghiere, nelle canzoni, quindi tanta roba. Prima insomma si diceva ok, adesso c'è l'autunno, quindi pane con la zucca, pane con l'uvetta e poi ci si prepara al Natale. A Natale con la polenta, adesso prossimamente con la polenta e poi per il Natale con le gubane, con le focacce e con i panettoni. Quest'anno speriamo che sia un bel Natale come l'anno scorso e con i panettoni dove ci mettiamo il più amore possibile, poi vedo che siamo gratificati dai risultati e quant'altro. In Davis, nei tuoi 5 punti vendita i clienti potranno sempre trovare qualità e soprattutto quantità. Quantità, qualità e dico sempre genuinità. E la caratteristica legge sugli ingredienti, sulla durata del prodotto. Quando ci sono pochi ingredienti, la durata della shelf life è cortissima, vuol dire che il prodotto è genuino. E poi con Davis abbiamo affrontato il discorso della filiera, perché effettivamente siamo andati a trovarlo e siamo rimasti così impressionati, no? C'è veramente tanto lavoro, si parte da zero per arrivare poi al cosiddetto fattorino che prende il tutto e poi porta nei vari punti vendita. Sarà appunto uno dei prossimi servizi che vi proporremo, alla scoperta anche degli antichi mestieri e di chi magari insomma certi mestieri non li vuole più fare. Lui invece insomma ha cominciato quando era piccolino, si è rimboccato le maniche e adesso è uno degli imprenditori del settore sicuramente più gettonati. A fuoco l'azienda agricola Pozzuolo del Friuli, ingenti danni. Un incendio è divampato nella notte in un capannone di un'azienda agricola a San Mardenchia, nel comune di Pozzuolo del Friuli. Nella struttura, di circa 800 metri quadri, erano depositati fieno e mezzi agricoli, che sono andati distrutti. Il deposito è parzialmente collassato. La copertura ristrutturata nel tempo non contiene amianto. Nessun animale e persone è rimasto ferito. Sul posto i vigili del fuoco di Udine, che hanno lavorato dalle 22 di ieri sera fino alle prime luci dell'alba.
Al momento si sta procedendo con lo smassamento del materiale e le operazioni di messa in sicurezza e bonifica. Le cause dell'incendio non sono ancora state accertate. Allora andiamo in Veneto con l'ospite di Rosario Padovano. Siamo con il professore emerito Alvise Innocente, parliamo dunque di questi corsi di meccatronica che si svolgono a Porto Gruaro. Diciamo che la città di Porto Gruaro, grazie anche al sostegno della regione, ha aperto una strada importantissima, perché la meccatronica, mi perdoni professore Innocente, mi può correggere, la meccatronica forma operai specializzati. Ma la meccatronica, più che formare operai specializzati, forma super tecnici, perché per accedere al corso ITS di meccatronica bisogna essere diplomati. Quindi ci sono le stesse regole per l'iscrizione dell'università, solo che anziché una triennale si fanno 2 anni, e questi 2 anni vengono svolti sia all'interno dell'attività didattica per 1200 ore e 800 ore presso le aziende. Quindi praticamente i ragazzi hanno l'occasione di conoscere le aziende, le aziende hanno l'occasione di conoscere i ragazzi e costruire insieme un futuro lavorativo. Tutti gli studenti che hanno svolto il biennio di meccatronica hanno trovato lavoro, professore? Sì, quelli che abbiamo diplomato quest'anno sono tutti sistemati, nel senso che hanno trovato un percorso lavorativo, anche i ragazzi che avevano difficoltà a trovare lavoro, quelli provenienti magari da corsi di studi non prettamente tecnici, quindi scientifici. Mi riferisco a scientifici, licei, piuttosto che ragioneria, eccetera. Quindi anche un ragazzo che fa il liceo classico può frequentare i corsi di meccatronica? Beh, certamente, l'importante è che sia l'interesse, la voglia di costruire un futuro. Noi abbiamo avuto per esempio dei ragazzi che sono diplomati all'Istituto Tecnico Commerciale e grazie all'aspetto tecnico che hanno ricevuto da questo corso e sono stati inseriti nel mondo del lavoro, perché hanno messo insieme le competenze di economia, gestione, eccetera, eccetera, a quelle tecniche della ricerca poi tecnologica e di attività di sviluppo nel settore dell'agromeccatronica. Professore Innocente, quali saranno le prossime date di inizio dei corsi? Allora, il prossimo corso lo inizieremo a fine ottobre. E le selezioni saranno il 18 di ottobre, le ultime. Bene. E quindi continueremo con questa attività per rendere sempre più importante Bene. Il nostro territorio. Grazie, grazie professore Alvise Innocente, restituiamo la linea. Un gesto sconsiderato contro un eroe di guerra veneto, targa imbrattata e poi rubata nel Varesotto, il servizio. Gesto sconsiderato a Varese contro un cittadino veneto. Un insulto inaccettabile alla storia e alla memoria, lo ha definito il presidente della regione Luca Zaia, che ha condannato senza appello il vandalismo di ignoti contro la targa che a Varese è stata dedicata a Giorgio Perlasca, il commerciante padovano che sotto le false insegne di Jorge Perlasca, fingendosi diplomatico spagnolo a Budapest, ha salvato migliaia e migliaia di ebrei dall'annientamento nazista. Israele gli aveva tributato il titolo di giusto tra le nazioni, iscrivendolo il suo nome nel memoriale dello Yad Vashem di Gerusalemme. Mi auguro davvero che gli inquirenti ci confermino che si sia trattato soltanto di un atto di stupidità e ignoranza, ha concluso il presidente del Veneto, perché colpire la memoria di un nostro concittadino che ha custodito con grande discrezione nel suo cuore questo gesto di umanità risulta per noi una violenza inaccettabile, un vero e proprio atto di blasfemia, giusto 80 anni dalla vergogna nazionale delle leggi razziali. La ricerca e la cura update 2018, carcinoma dello stomaco e del colon retto, se ne parlerà domani a Udine. La ricerca e la cura update 2018, carcinoma dello stomaco e del colon retto, il titolo del convegno che si terrà domani con inizio alle ore 9 fino alle 17.30 nella sala polifunzionale della chiesa dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.
L'evento formativo, organizzato dal Dipartimento di Oncologia dell'Azienda Sanitaria Udinese, diretto dal dottor Giampiero Fasola, è rivolto a tutte le categorie professionali che seguono i pazienti con diagnosi di carcinoma dello stomaco e del colon retto. I responsabili scientifici, Giampiero Fasola, Giovanni Cardellino e Nicoletta Pella, hanno invitato al convegno, oltre a riconosciuti professionisti in ambito regionale, eminenti ricercatori del panorama medico e chirurgico nazionale. Saranno trattati alcuni aspetti particolarmente delicati per questo tipo di patologia ed in particolare saranno discusse le ultime novità nel campo relativo alla ricerca e alla cura del carcinoma dello stomaco, del retto e del colon. L'obiettivo dei partecipanti è quello di evidenziare e discutere collegialmente i diversi passaggi che sono previsti nel percorso di cura dei pazienti e contestualmente confrontarsi sulla metodologia scientifica e sugli ultimi dati derivanti dall'incessante attività di ricerca. La sessione conclusiva del convegno sarà destinata ad una selezione di progetti di ricerca proposti da giovani oncologi specializzati entro 5 anni o specializzandi. I due progetti vincitori riceveranno un premio messo a disposizione dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Udine. Più di 2 anni di lavoro, decine di volontari all'opera, un lavoro certosino e alla fine nasce questo. Cordenons da paese a città, da paese a cittat. Questo appunto è il titolo del libro che andremo tra altre cose a conoscere e a presentare nel corso di questa edizione con Celso Francescuti, il presidente della Pro Cordenons. Un'edizione che tra altre cose non nasce a caso, c'è stata una volontà della Pro Cordenons, ma soprattutto questa pubblicazione arriva diciamo in un'occasione speciale, il ventennale dell'associazione stessa che verrà celebrato domani a partire dalle 20:30. Celso Francescuti, presidente della Pro Cordenons, ben ritrovato ai nostri studi. Grazie a lei. Da dove parte tutto questo? Tutto parte dalla volontà di documentare cosa c'è a Cordenons e far capire a chi vuol leggere o chi vuol venire a Cordenons cosa c'è da vedere, cosa c'è da ammirare e da apprezzare. Cordenons ha molto da dare. Si è voluto anche documentare soprattutto un'evoluzione di costume storica e socio-economica da fine 800 ai giorni nostri. Quindi ci sono trattata la parte naturalistica che è un pregio e un vanto di Cordenons che vengono anche dall'estero a visitarla. Abbiamo delle opere di pregio anche artistiche nelle varie chiese, conservate nelle varie chiese come affreschi, sculture e dipinti che lì sono rappresentate. Abbiamo voluto evidenziarle con particolare attenzione a quello che è la parte storico-romantica, nostalgica di Cordenons, da dove sono partiti, un paese prettamente contadino che in questi anni si è evoluto e è diventato una città, appunto da paese a città, in folpo, che in italiano appunto da paese a città, si è evoluto fino a diventare una cittadina industrializzata. In effetti è molto ricca di attività nella zona industriale e anche fuori della zona industriale a Cordenons. Io devo in questo caso ringraziare molto i 10 autori, perché tali sono le persone che hanno concorso alla formazione di questo libro, e che li ringrazio di vero cuore perché hanno saputo tradurre in immagini e in scritti quello che noi volevamo rappresentare, noi della Pro Cordenons volevamo rappresentare. Tengo a precisare che molti di questi autori sono associati alla Pro Cordenons e hanno dedicato ben 2 anni del loro tempo a raccogliere il materiale, a ordinarlo e a fare la stesura di questo libro. Ringrazio anche la grafica, la signora Antonia Cardin, che ha curato la grafica e ha curato tutto l'aspetto appunto editoriale del libro. Il libro appunto rappresenta le origini e quello che siamo. Quindi se noi sappiamo quali sono le nostre origini,
sappiamo chi siamo e sappiamo cosa potremo fare nel futuro. Quindi era anche questo un messaggio alle giovani leve, ai giovani, naturalmente proprio per stimolarli ad amare e a conoscere, prima di tutto a conoscere il proprio territorio, e quando uno lo conosce lo ama, come noi che siamo purtroppo attempati, per non dire anziani, e lo amiamo e lo apprezziamo in tutte le sue sfumature e vorremmo trasmettere questa passione e questo amore per la nostra terra, che è ricca di storia, perché ci sono stati altri che hanno trattato la parte storica, dove ci sono dei tomi importanti con ricerche, documentazioni particolarmente approfondite, dove il Corde Nostro trova le sue origini fino all'epoca anche preromana. Presidente, allora ci ricordi l'appuntamento, il duplice appuntamento del libro, quel ventennale, esatto, della allora, fondazione. Ieri sera, domani sera noi avremo alle 8:30, inizierà la presentazione del libro con la partecipazione di alcune autorità anche regionali e vari invitati e sponsor e ospiti. E comincerà alle 8:30, ci sarà la presentazione di questo libro presentati dal... Nella vostra sede, no? Nella sede della sala consiliare di Cordenons, quella vicino all'Aldo Moro. Presenterà Fabio Scaramucci dell'Orto Teatro, che condurrà un pochettino il tema, quindi saranno domande che stimoleranno la curiosità ad acquistare il libro, ma poi dopo anche a venire a Cordenons a vedervi Cordenons, ovviamente. Quindi questo è anche un biglietto da visita per la città. E poi ovviamente grande festa finale. E poi alla fine il taglio della torta con i 20 anni di attività di Proloco. Presidente, grazie come sempre per essere stato in nostra compagnia. Grazie, altri insomma non 20 anni, ma altri 200 anni come questi, veramente a firma della Pro Cordenons. Soprattutto insomma, il merito va dato a Celso Francescutti, che anima e corpo insomma se la sta mettendo tutta per creare questo tipo di attività e di iniziative. Complimenti ancora. Grazie a lei e agli spettatori. Da un'iniziativa all'altra, fine settimana all'insegna dell'associazionismo e anche all'insegna del divertimento, torna a Sociazzano e per noi c'era Giovanni Pacori che ha intervistato il sindaco della cittadina di Azzano, Marco Putto. Con sindaco Marco Putto, la sua 7ª edizione da Sociazzano come sindaco, su 14, beh, un bel record. Un bel record, sì, mi fa ovviamente piacere, ed è un bel record soprattutto per il territorio, per Azzano Decimo, che riesce ogni anno a mettere in mostra il suo lato più bello, che è il volto, il lato del volontariato, dell'associazionismo, del dedicare il proprio tempo agli altri. Attraverso una manifestazione che ormai ripropone una formula consolidata, ma che nello spirito si rinnova di anno in anno. Quest'anno un'edizione particolare con tematiche ambientali che fanno da cornice a tutta la manifestazione, ma soprattutto, come sempre, una bella vetrina e una bella carrellata di chi vive tutti i giorni il territorio. Ecco, appunto, sono questi 2 giorni e mezzo, si diceva, no? Perché venerdì sera, sabato, domenica, giorni interi, nel quale si può vedere come un territorio, seppur non molto vasto, non grandissimo, possa esprimere tantissime associazioni dedite al volontariato e alla solidarietà. Assolutamente sì, ed è bello e lo si può sperimentare di settimana in settimana. Lo dico sempre, c'è un mondo che non riusciamo a vedere, ma che comunque cammina con gambe solide, che ogni settimana si incontra con i bambini, con i ragazzi, con la cultura, con la promozione sociale, e fa crescere quella che io dico un'operazione che ha 2 valori fondamentali. Il primo, ammortizzatore sociale naturale, le persone in difficoltà, le persone emarginate, le persone senza lavoro trovano nell'associazionismo gambe solide per potersi riqualificare, per poter dare un senso tante volte anche alla vita, che non è sempre facile quando si resta senza niente. E secondo, il terzo settore che diventa il primo, cioè il traino di tanti servizi che senza il volontariato, senza l'associazionismo non sarebbero possibili. E quindi noi possiamo semplicemente dire un grazie enorme a tutte queste persone che gratuitamente tutti i giorni lavorano per noi. Poi, come l'anno scorso, questa vetrina sarà trasmessa proprio da Telepordenone a partire dalle 14:30 di domenica, per dare ancora più visibilità, con l'altra domenica, per dare ancora più visibilità a questa bella festa. Dicono che sarà anche bel tempo, quindi un successo, tra virgolette, come quello che è stato l'anno scorso.
Questo è un piacere e ringrazio te in particolare, ma l'emittente che ci è vicina, per far conoscere questi belli aspetti della territorialità. Io sono certo che sarà una bella manifestazione, ovviamente cerchiamo di divulgarla anche all'esterno dei nostri confini comunali, grazie anche al vostro supporto, e che dire, che sia anche l'occasione con la quale i più piccoli e i più giovani, vedendo l'associazionismo, riescono a capire che c'è un altro modo, un bel modo per poter vivere la propria vita per gli altri. Atto di pirateria stradale molto curioso nel Veronese, ce ne parla Rosario Padovano. Una pecora del Camerun ospitata al Parco Natura Viva di Bussolengo, Verona, è stata investita e uccisa dalla vettura di un gruppo di visitatori che, incuranti di quello che era successo, si sono allontanati dalla struttura. L'episodio è avvenuto l'altro giorno. L'auto ha raggiunto le pecore del Camerun raggruppate nei pressi del loro punto cibo e, nonostante l'avvertimento precedente, uno degli occupanti ha nuovamente dato da mangiare agli animali. Una delle pecore che si trovava davanti all'auto è stata investita e il veicolo ha proseguito la corsa uscendo dal safari. L'auto e la sua targa sono stati registrati dalle telecamere di sorveglianza e altri visitatori hanno descritto l'avvenimento con ogni dettaglio. L'atto di pirateria stradale che si è verificato non è mai accaduto nei 50 anni di attività del Parco Zoologico del Lago di Garda, che conta una media di 400.000 persone all'anno. Stasera la versione definitiva del documento di programmazione economica finanziaria del governo, quindi nazionale, le prime indiscrezioni, due aliquote IRPEF, pace fiscale fino a 100.000 euro. Manovra, tra altre cose, la sfida sullo sforamento del deficit, questa insomma battaglia portata avanti dal vice premier Di Maio con i vari ministri. Fabrizio Venier, componente del direttivo regionale del Partito Democratico in Friuli Venezia Giulia, la soddisfa questa prime indiscrezioni? Io penso che la domanda dovrebbe essere fatta a coloro che hanno votato, ovviamente Lega o 5 Stelle, che hanno ritenuto questo governo potesse realizzare le promesse fatte a suo tempo. Ormai è evidente, per chi avesse un'onestà intellettuale, che la proposta, l'uscita, le indiscrezioni ci danno dei dati, ci fanno, oggi ho sentito una trasmissione televisiva dove esponenti del governo, in quel caso un esponente della Lega, era in grande imbarazzo nel momento in cui, ad esempio, questa la pace fiscale, che non è altro che un condono, ma lasciamo stare, i condoni sono stati fatti da più parti, quindi non ci formalizziamo, però se vi ricordate la proposta partiva da 1 milione, adesso siamo arrivati a 100.000. La proposta, il reddito di cittadinanza, si parla dal 2020 o 2021, ancora non è deciso bene. Allora, tutte queste cose fanno sì che, una riflessione attenta deve essere fatta. I conti ci sono, noi non possiamo copiare quello che fanno in Francia quando la Francia va al 2,8, 2,5, di indice. Perché la Francia non ha lo stesso debito pubblico che abbiamo noi, quindi siamo in due situazioni diverse, dovremmo sostanzialmente dire alcune cose un po' più realistiche. Io sono anche d'accordo che non si può, tra virgolette, giudicare dopo 4 mesi, però posso segnalare semplicemente che dopo 4 mesi di governo alcune, molte cose dichiarate non si stanno realizzando. Però il tema non è tanto che non si stanno realizzando ora, il tema è capire come ognuno di queste componenti, la Lega, sulla tassazione mi sembra che ci sia un passo, non dico indietro, ma fermo, il 5 Stelle dimostrano tutta la loro incapacità nel gestire alcune situazioni inutili e dare sempre colpa agli altri oppure ai tecnici. In ogni caso aspettiamo, purtroppo il rischio qual è più grosso? Non è tanto questo. Il rischio più grosso a mio avviso è il fatto di che l'Italia rimane, ho la sensazione, ma leggendo anche la stampa straniera, perché qualche volta magari è opportuno vedere e sentire anche dagli altri paesi come, cosa pensano di noi, il rischio è quello di rimanere isolati. Faccio un unico esempio.
Io ho delle figlie che lavorano e che studiano all'estero, come molti telespettatori hanno figli che hanno fatto l'università, tramite l'Erasmus hanno girato l'Europa, e quando tu parli con loro hai la percezione effettiva che l'Europa sia una cosa vera, concreta. Ora il rischio di rimanerne fuori, perché questo è il rischio importante, il rischio è quello che a maggio, alle elezioni europee, se dovesse, diciamo, prevalere il nazionalismo sotto mentite spoglie, credo che questo sarebbe uno dei più gravi pericoli che l'Europa in Italia e noi dovremmo fare con molta attenzione e riflessione. Questo, secondo me, più che non alcuni dati economici, importantissimi sicuramente, però insomma, ecco, le cose, vorrei che l'attenzione si spostasse, visto che ora gli immigrati si stanno riducendo, così come è stato detto, e quindi ne prendiamo atto. Quindi l'emergenza non è più l'immigrazione, semmai è la gestione di coloro che sono sul territorio italiano, questo è un altro ragionamento. Forse non lo so se le norme di Salvini vanno in quella direzione, non lo so, non le ho lette bene, quindi non posso dare un giudizio. Senta, ingegnere, sì. Si è parlato anche però di grandi opere, un'attenta analisi sulla TAV, sul terzo valico, cioè il collegamento tra Brescia e Padova, la tratta Torino-Lione, sono opere fondamentali secondo lei? Qualcuno ha fatto una retromarcia evidente, eh? A me sembra che uno dei temi di grande confronto tra la Lega e i 5 Stelle sta appunto in questo tipo di approccio. Credo che gli elettori del Nord, che hanno eletto una gran parte dei leghisti presenti in Parlamento, imprenditori, piccoli e medi imprenditori, artigiani, perché questa è la verità, non si può non nascondere questo dato, stiano facendo un'attenta riflessione su cosa significa bloccare queste opere pubbliche. Una cosa è fare in modo tale che queste opere pubbliche siano in qualche modo, diciamo, gestite nel modo migliore, col territorio, con tutte le cose. Un altro modo è ideologicamente essere, diciamo, contrari. Vede, per assurdo, la sinistra per tanti anni era vista come una componente politica ideologizzata. Ora mi sembra che dall'altra parte ci sia molta più ideologia che non nella sinistra. Dopodiché è meglio parlare a casa nostra dei nostri problemi, che ce ne sono. La situazione proprio in casa del Partito Democratico, un Partito Democratico che adesso sembra essere arrivato attorno al 16,5-16,9% rispetto, insomma. Sì, sì, ma vede, al di là di questi dati, una cosa è chiara. Siamo in una grande crisi, siamo in un momento storico per questo partito di grande riflessione e di grande attenzione. Tra parentesi, in Friuli Venezia Giulia si accinge a fare un congresso regionale prima del congresso nazionale. Io esprimo la mia perplessità rispetto a questa modalità, perché credo che in questa fase il punto di partenza, cioè di arrivo e di partenza per una formazione che vuole risalire il consenso e l'attenzione, non possa che non partire dal livello nazionale. Ho la sensazione che fare un congresso regionale, che poi magari si elegge un presidente che poi alla fine, a gennaio o a febbraio, dovrà fare i conti con quello che uscirà dal congresso, che a mio avviso è molto aperto e che francamente potrebbe anche dare risultati che al momento magari non si pensa. Quindi una riflessione che io chiedo è di rivedere attentamente questa decisione. È vero, questa decisione è stata pontificata a livello nazionale, però è anche vero che non sempre il livello nazionale individua le strade migliori. Ci vediamo la settimana prossima. Grazie a Fabrizio Venieri, componente del direttivo regionale del Partito Democratico in Friuli Venezia Giulia. Tempo invece di parlare di iniziative culturali. A San Vito al Tagliamento c'è stata proprio la conferenza stampa che ha presentato le iniziative che andranno appunto nel cartellone da ottobre fino a dicembre. Sindaco, allora, questo gran cartellone è per la prima volta a San Vito al Tagliamento, è quindi un'opportunità di conoscere anticipatamente questa nuova grande stagione
di cultura, di teatro dal vivo e tante manifestazioni che questo territorio ogni anno offre non solamente ai propri cittadini ma a tutta la comunità del territorio. Certamente, nell'ambito del progetto San Vito Cittadina d'Arte, di Musica e di Cultura abbiamo pensato, sulla scorta di quello che viene fatto anche in molte altre parti, di mettere assieme, di unire tutti gli eventi, tutti gli spettacoli dal vivo che si svolgono, che abbiamo in programma nella nostra cittadina. Ecco perché l'idea del gran cartellone, diciamo così lo si capisce, proprio gran cartellone, che raccoglie le date, gli spettacoli che vengono ad esserci durante la rassegna teatrale, quelli che vengono ad esserci durante la rassegna musicale, quelli che vengono ad esserci riferiti alla rassegna jazzistica, ma accanto a questi anche gli appuntamenti del teatro amatoriale, gli appuntamenti che vengono riferiti alle scuole, che vengono prodotti, allestiti dalle scuole, cioè tutto ciò che può e deve essere riferito allo spettacolo dal vivo. È chiaro che il gran cartellone non potrà non fare riferimento anche alla rassegna cinematografica e anche a quelle grandi mostre che noi di solito mettiamo in campo. Ora, mi pare che questa iniziativa è fatta proprio per mettere a disposizione del cittadino, dei cittadini, l'offerta complessiva, sempre riferita allo spettacolo dal vivo, in modo che possa anche, se così possiamo dire, orientarsi, programmare e definire le sue opzioni, le sue scelte, la sua adesione a questo o a quell'altro spettacolo e in ogni caso avere il quadro completo di quanto noi cerchiamo di offrire, perché possa sempre di più esserci una possibilità di godere degli spettacoli, ma anche nel contempo di avvicinarsi allo spettacolo conoscendo di che cosa si tratta. Non voglio perderti Mao, questo è il titolo della campagna partita proprio oggi, presentata oggi in municipio a Pordenone. Era presente l'assessore Boltin che è venuta proprio stasera qui a trovarci ai nostri studi. Ben ritrovata. Grazie direttore, grazie a tutti i telespettatori anche per ritrovarvi ogni giovedì sera qui. Ecco, grazie per essere in nostra compagnia. Non voglio perderti Mao. Ci dica allora di cosa si tratta. Oggi sono molto contenta di aver portato a termine un percorso molto lungo e tortuoso fatto con il mio ufficio della tutela animali, quindi ringrazio vivamente Paolo e Patrizia che mi assistono e che seguono anche tutte le mie richieste, che sono veramente molte. Quindi. E oggi appunto abbiamo fatto partire questa campagna, adesso vi faccio vedere la locandina se riescono a riprenderla. Non voglio perderti Mao, di cosa si tratta? È di una campagna di microcippatura dei gatti di proprietà. Forse se la basso si vede meglio, riesci a riprenderla. Ecco. Eccola qua. Non voglio perderti Mao. Campagna di microcippatura dei gatti di proprietà, come dicevo, perché? Perché abbiamo fatto un ragionamento di questo tipo. L'anagrafe canina funziona molto bene a Pordenone, abbiamo eliminato il fenomeno del randagismo. Quindi ho detto, perché non proviamo anche con i felini? Gatti a Pordenone sono tanti, le richieste di ritrovamento di gatti persi sono veramente innumerevoli. Quindi ho detto, cerchiamo di dare una mano anche ai proprietari dei gatti, perché comunque, come sappiamo, anche il gatto è un animale d'affezione e diventa un componente della famiglia. Quindi il fatto di perdere uno di questi animali lascia un vuoto nel cuore dei proprietari. Quindi anche l'amministrazione comunale ha cercato di dare una mano in tal senso. Quindi abbiamo messo a disposizione un budget per il quale possiamo cippare 1250 gatti di proprietà. Come avviene questa cippatura? Nei volantini che verranno distribuiti e in tutta la pubblicità che verrà fatta tramite gli stakeholder, quindi veterinari, negozi di animali, tolettature, anche referenti di colonia, i consorzi agrari, eccetera, verranno dati questi volantini dove viene riportato anche il numero di telefono dell'azienda sanitaria dove bisogna chiamare per prenotare, quindi fissare l'appuntamento per mettere il chip ai gatti.
È un'operazione indolore perché comunque è l'inoculazione appunto di questo microchip che è della grandezza di un chicco di riso, quindi non sente nessun tipo di dolore l'animale e non viene neanche addormentato, quindi non viene anestetizzato per fare questo tipo di intervento. Da lì poi parte appunto questa anagrafe felina. Il veterinario, solo i veterinari sono atti a fare questo tipo di intervento, inserirà poi in banca dati, perché ricordiamo sempre che c'è già la piattaforma attiva anche per l'anagrafe felina, perché chi deve andare all'estero è obbligato a fare le vaccinazioni antirabiche e ad avere il microchip del gatto, quindi il veterinario inserirà tutti questi dati nell'anagrafe felina, quindi avremo un censimento, anche se non reale completamente, però abbastanza vicino al numero di gatti che esistono in città, perché sappiamo che abbiamo le 110 colonie feline circa che insistono sul territorio di Pordenone. I gatti di colonia sono obbligati ad essere, o meglio i referenti sono obbligati a cippare e sterilizzare tutti i gatti. Il fatto di cippare i gatti anche di proprietà aiuta, come dicevo, per il censimento, ma soprattutto per ritrovarli in caso di smarrimento. Poi verranno date anche delle altre informazioni a chi si recherà gratuitamente, ricordo, presso l'azienda sanitaria a mettere questo chip, perché comunque ricorderemo di non alimentare in maniera inadeguata i gatti, ricorderemo che la sterilizzazione dei gatti è una cosa fondamentale, perché l'abbandono e il randagismo dei gatti è ancora a livelli molto alti anche nella nostra città. Quindi dei consigli sicuramente molto utili. Assolutamente. E invece so che il sindaco vuole tenere un po' di riservo su questa iniziativa, ma è possibile portare a Pordenone acqua buona e anche allo stesso tempo pulita? So che siete andati a Roma, avete avuto un incontro. Beh, ma lei direttore è un po' curioso, vabbè, perché comunque io faccio il mio lavoro. C'è uno studio in corso, quindi stiamo attuando dei tavoli di lavoro, però non possiamo dire altro finché non abbiamo tutte le carte scoperte. Vabbè, comunque, quella volta ci rivedremo e vi racconterò tutto, però è un progetto molto ambizioso che darà i frutti positivi per tutta la popolazione. Comunque sicuramente Pordenone sarà appunto beneficiaria come città di acqua pulita, ma soprattutto buona. Altre cose ovviamente non possiamo ancora anticipare. Non vi svelo nient'altro per il momento, però a breve verrò a raccontarvi altre cose in tema di acqua. Grazie a Stefania Boltina, assessore al Comune di Pordenone. Ci trasferiamo in Veneto con l'amica Anita Fiorentino. Anita Fiorentino, di Liberi Uguali. Ci sono degli argomenti di carattere nazionale che interessano anche la politica locale e chiaramente si riflettono sul territorio del Portoclarese. C'è questo decreto immigrazioni con il quale il governo vuole una stretta sull'immigrazione clandestina. E voi immagino siate particolarmente critici. Che cosa non vi convince in particolare? Buonasera a tutti. Ma non mi convince. Quello che non convince noi sicuramente è come è stato fatto questo decreto, che a mio parere risulterà anche incostituzionale, perché è in contrasto con la nostra Costituzione. Ci sono comunque dei punti dove sicuramente molti, gente che insomma di queste cose ne mastica tutti i giorni, che hanno detto che si incrementerà ancora di più l'immigrazione clandestina, cioè di persone che arriveranno, che gli sarà dato il foglio di via per andare via, ma qui resteranno e quindi avremo ancora più clandestini, come così vengono chiamati, per le strade. Cioè ci sarà l'impossibilità tecnica di poter rimpatriare queste persone? Ma sicuramente è già difficile così com'è. Chiaramente la nostra visione, tante cose sono state sbagliate da parte della sinistra, perché voglio dire che di immigrazione si doveva parlare molto di più, però c'è da dire che c'erano alcune cose fatte che andavano bene, tipo lo SPRAR, quello che era destinato ai comuni che avrebbero perché dovuto… Perché lo SPRAR è abolito. È stato abolito anche questo, quindi voglio dire ci sono invece delle eccellenze, come anche delle cooperative che funzionano male. E magari ecco, c'è gente che ci mangia anche su, ma ci sono delle eccellenze per quanto riguarda. Però l'abolizione dello SPRAR non penalizza, secondo lei, proprio i richiedenti asilo che arrivano in Italia perché scappano dalle guerre? Ma li penalizza sicuramente. Quindi l'Italia viola i trattati internazionali?
Ma sicuramente, con questo decreto? Ma per quello ho detto che sicuramente ci ci saranno dei risvolti sicuramente non positivi per questo decreto. Ma nessuno a livello internazionale si è messo a criticare questo decreto, però. No, è perché in realtà... E poi perché esautorano il Parlamento a colpi di decreto legge? Ma non solo, ma c'è da dire anche un'altra cosa, Padovano, che per il momento è passato, ma anche loro hanno dei dubbi, molti dubbi, quindi non loro si sa... Chi? Il governo, quindi faranno fatica anche a farlo andare avanti, perché ci saranno chiaramente... Non ci sarà la riconversione? No, ma non solo, anche il Presidente della Repubblica penso che non starà zitto, e quindi voglio dire, adesso è solo l'inizio. Grazie Anita Fiorentino, restituiamo la linea alla redazione centrale. Grazie. Parliamo di bonus pubblicità, lo facciamo con la dottoressa Francesca Vaccaro, la nostra commercialista, prego. Bentrovati. Anche da qui abbiamo parlato qualche settimana fa delle novità, degli aggiornamenti su questo bonus pubblicità, che è di fatto un credito d'imposta per imprese e professionisti che investono sulle vie editoriali della pubblicità, quindi attraverso l'editoria scritta, la TV, la radio e il digitale, ma sempre nel mondo dell'editoria. Ecco, sono stati chiariti i tempi di questa domanda da presentare, sono stati chiariti anche alcuni punti che erano rimasti oscuri o incerti. Facciamo un breve excursus tecnico. La finestra temporale è dal 22 settembre al 22 ottobre, così come vi avevo anticipato qualche settimana fa, per effettuare la comunicazione dal portale dell'Agenzia delle Entrate su area dedicata per coloro che intendono accedere a questa formula per il 2018, quindi per le spese sostenute in corso di sostenimento per il 2018. Stessa finestra temporale per coloro che invece hanno richiesto o intendono comunque accedere per le spese sostenute nel 2017, che aveva una piccola, una metà anno da giugno a dicembre di agevolazione, e che saltano la parte della comunicazione, cioè comunico che voglio accedere al bonus, per arrivare direttamente alla dichiarazione sostitutiva in cui si comunicano le spese già sostenute appunto nel 2017. Ecco, per coloro che invece adesso stanno comunicando perché le spese agevolate sono quelle del 2018 o che si intende agevolare, la dichiarazione sostitutiva, quindi il passo successivo, sarà nel gennaio 2019. I chiarimenti che sono intervenuti riguardano soprattutto un punto, cioè quello di cui si è discusso, il fatto che siccome si tratta di incrementi di spese sostenute per la pubblicità, quindi la misura del credito d'imposta è quanto in più si è speso nell'anno agevolato rispetto all'anno precedente per lo stesso tipo di intervento, e appunto editoriale, di pubblicità editoriale, e ci si chiedeva se l'anno precedente non si fosse sostenuta alcuna spesa, l'incremento potesse comunque valere il ragionamento sull'incremento. La risposta è no. Se non si è sostenuta spesa dello stesso tipo nell'anno precedente, non c'è modo di misurare l'incremento, quindi l'agevolazione non esiste. Così come non esiste per chi chiede l'agevolazione ma è nato nel corso dell'anno in cui chiede l'agevolazione, per esempio adesso nel 2018, e quindi non ha un passato con cui confrontarsi. Ecco, anche in questo caso l'agevolazione è esclusa. È stato poi confermato che non c'è un privilegio temporale per chi arriva prima e chi invia telematicamente prima la comunicazione o la dichiarazione, perché fino alla scadenza tutte le comunicazioni e le dichiarazioni saranno equamente considerate, e quindi alla fine, quando si chiuderanno i giochi, si vedrà quanti sono i fondi, quanti sono i richiedenti, e si stabilirà una percentuale per poter accontentare tutti. Non c'è quindi un privilegio in termini di tempo, non bisogna fare il famoso click day. E un'ulteriore precisazione riguarda alcune tipologie, sono disponibili a tutti nel sito delle domande frequenti dell'Agenzia delle Entrate per chi avesse dubbi, chiarimenti sulle tipologie che non sono ammesse, ricordo solo interventi pubblicitari sull'editoria. Gli esempi fatti sono quelli che erano un pochino più controversi, erano le pubblicità, le inserzioni sui social, oppure i banner pubblicitari sui portali web, banner pubblicitari o cartelloni pubblicitari fisici e anche su schermi dei cinema. Ecco, tra le tante anche queste sono state chiarite, che sono modalità che non rientrano. Quindi concentriamoci sulla pubblicità nell'editoria. Che fa sempre bene, eh? Abbiamo veramente bisogno tutti, dalle televisioni alle radio, la carta stampata, tutti, e l'anima tra le altre cose del commercio, la pubblicità. Grazie come sempre alla dottoressa Francesca Vaccaro, la dottoressa commercialista. Vi lascio adesso con le previsioni meteo, con la borsa, tutte le altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine, da quella del vicino Veneto, però la serata seguirà e proseguirà all'insegna dell'informazione con una serie di programmi da non perdere. Buona continuazione! Sono a
giornata di oggi che è stata eccezionalmente bella, con un'escursione termica notevole dai 5 gradi del mattino ai 25 del pomeriggio, localmente anche 26-27. Anche in montagna caldo con zero termico a 4.000 metri. Per domani situazione analoga, temperature minime saliranno portandosi intorno agli 8-9 gradi in pianura, le massime sfioreranno i 28-29 gradi, anche sulla costa temperature prossime ai 26-27 con un po' di bora. Per quanto riguarda la notte tra venerdì e sabato della nuvolosità, ma già sabato in giornata avremo cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature scenderanno con massime intorno ai 22 gradi. Domenica prevalenza di bel tempo con temperature intorno ai 20 gradi di massima su pianura e costa. Buonasera a tutti. Giornata movimentata per Piazza Affari, che ha tenuto costantemente le orecchie tese agli sviluppi sul fronte politico in attesa del varo del documento di economia e finanza. Nelle ultime 24 ore sono aumentate le tensioni circa l'obiettivo di deficit da indicare con Movimento 5 Stelle e Lega in pressing sul ministro Tria per fissare un target deficit PIL pari al 2,4%. Fonti pentastellate hanno riferito della minaccia di dimissioni da parte di Tria e il mercato, sin dalle prime battute, ha visto vendite sui BTP con spread salito fino a 250 punti base. A calmare in parte le acque è stata la positiva asta BTP, con rendimenti in calo e domanda ancora solida per il titolo decennale. L'indice FTSE MIB ha chiuso con un calo dello 0,62%, dopo essere arrivato a cedere circa il 2% con banche in forte calo. Lo share è calato dello 0,60%. Ben ritrovati dunque, gentili amici e amiche, alla visione all'ascolto. Continua l'informazione su TPN. Allora agevoliamo il tutto con il treno dei servizi. C'è grande fermento alla Fiera di Udine, dove sabato prossimo aprirà la 65esima edizione di Casa Moderna. La portata di questa manifestazione, anche in termini di indotto sul territorio, si vede fin dalle fasi frenetiche di allestimento per dare forma e sostanza a quella che è la fiera più importante del Nord-Est nel comparto casa arredo design. Lo sanno gli oltre 250 espositori che vi prendono parte e che rappresentano più di 500 marchi fra i più prestigiosi del settore. Lo sanno anche le migliaia di visitatori che attendono questo evento per far scelte e acquisti importanti, per conoscere le tendenze avanguardistiche e sperimentali del design, per toccare con mano produzioni di qualità, soluzioni innovative, nuovi materiali, ma anche nuovi modi di concepire e riutilizzare materiali tradizionali come il legno. Casa Moderna misura e rappresenta l'importanza che le fiere ancora oggi hanno nel proprio DNA per promuovere le aziende e l'economia del territorio. Alla cerimonia inaugurale di quella che è senza dubbio la manifestazione cardine del palinsesto fieristico regionale saranno presenti il vicepresidente della Giunta, Riccardo Riccardi, e l'assessore all'attività produttiva e turismo, Sergio Bini. Stand aperti al polo fieristico di Toreano di Martignacco fino a domenica 7 ottobre. Allora, venerdì a Udine ci sarà un importante convegno, di che cosa si tratta? Praticamente parleremo di agenzie entrate, vista dal di dentro e vista dal di fuori. Praticamente l'incontro è alle ore 20, dalle 20 alle 22 in Sala del Popolo, Palazzo Municipale di Udine. Ci sarà il dottor Di Segna, che è praticamente un ex dirigente dell'agenzia entrate, che spiegherà cosa succede o cosa riesce o vuole dire di quello che succede e succedeva all'Agenzia Entrate, e ci spiegherà anche quali sono le possibilità di agire in caso di verifica, in caso di contrasto con l'Agenzia da parte dei contribuenti. Poi abbiamo la fortuna di avere la dottoressa Simonetta Rotin, che è diventata anche celebre tra l'altro per essere riuscita, oltre che esperta di diritto amministrativo e del diritto tributario, è riuscita anche ad ottenere dalla Cassazione la non congruità di sequestro preventivo rispetto a quello che chiedeva o chiede di solito l'Agenzia Entrata, quindi il sequestro, il pignoramento in anticipazione rispetto alla definizione del contenzioso. Insomma, una cosa importante per far conoscere a tutti
che c'è la possibilità di trattare, ma anche di poter parlare con l'Agenzia delle Entrate, no? Ma diciamo che soprattutto c'è questo, cioè è necessario fare informazione, è necessario che le persone, soprattutto i piccoli imprenditori, si rendano conto che non siamo e non dobbiamo essere sudditi, ma semplicemente contribuenti, e il rapporto con lo Stato deve essere improntato alla massima correttezza. Ecco, questo è purtroppo è andato un po' oltre le righe, in certi casi o per eccessiva diciamo premura di qualche dirigente dell'agenzia, oppure per eccessiva necessità o fabbisogno dello Stato, e poi anche diciamo per sudditanza rispetto allo Stato da parte dei piccoli contribuenti, e quindi si sono evitati talvolta contenziosi che non avrebbero neanche dovuto esistere a livello di proposta da parte dell'agenzia, con degli induttivi, con gli studi di settore, con tutte queste robine che adesso speriamo si stiano un po' modificando. Ecco. Ottobre, rosa e piccante, a cura di Lilt e Accademia del Peperoncino, una serie di iniziative di informazione sulla prevenzione dei tumori, di sensibilizzazione sulla ricerca in campo oncologico, di promozione e supporto alle numerose attività svolte dall'ILT sul territorio. È un dovere per la Regione aiutarci a guarire e darci la salute, ed è anche un diritto del cittadino pretendere questa cosa, ma non bisogna esimersi da quello che è fondamentale, fare la prevenzione. Il logo della LIL dice che prevenire è vivere, ma vista la tecnologia, visto tutto ciò che sta succedendo, noi anche diciamo che la scienza ci ha insegnato che prevenire è un dovere, perché è la più grande arma per evitare il tumore, ridurre percentualmente la possibilità che accada, per influire proprio su quelli che sono gli ambienti esterni che influiscono sulla nostra vita, quindi sugli stili di vita. E soprattutto mi permetta di sottolineare che queste iniziative servono allo scopo per cui lei ci ha risposto alla prima domanda. Sì, esatto, la LILT è nata in Italia nel 1922, a Udine, lo ricordo, nel 1925, da quella volta fa prevenzione, gratuitamente. Noi continuiamo, naturalmente gli anni e gli stili cambiano, noi continuiamo, siamo sempre più verso il territorio, purtroppo silenziosamente, per cui vorremmo attraverso proprio i media essere conosciuti di più, ed è importante sottolineare in questo caso, visto che si parla di tumori femminili, ma noi facciamo visite urologiche, visite senologiche, visite della pelle, visite del cavo orale, prevenzione in giro per il territorio, conferenze, insegniamo la prevenzione, 2300 ragazzi incontrati ogni anno nelle scuole. E insegniamo veramente quello che è la prevenzione. Presidente, anche la Regione Friuli Venezia Giulia non ha fatto mancare visita. Ma sicuramente in questo momento importante che vede il Peperoncino Day, quindi il sodalizio tra l'Accademia del Peperoncino e l'ILT di Udine sulla prevenzione al tumore al seno, la Regione non può non essere vicino, perché uniamo stili di vita come una corretta dieta, quindi la pasta aglio olio e peperoncino, con tutta la prevenzione, gli interventi di assistenza alle persone che vogliono sapere, vogliono capire come prevenire il tumore. È una malattia che sicuramente ha una grassissima diffusione, si parla di quasi una ogni 120 persone nella nostra regione vengono colpite dal tumore ogni anno. Grazie a Dio, possiamo dire, grazie alla prevenzione, grazie al volontariato eccezionale di queste persone, gran parte, quasi la totalità o comunque un gran numero viene risolve il loro problema. Allora in questo caso la Regione è vicino, perché fare prevenzione da parte del volontariato aiuta di molto le iniziative istituzionali, facendo risparmiare anche delle risorse che possono essere indirizzate verso problemi che sono magari un po' più impattanti, un po' più difficili da risolvere, che devono essere e trovare risorse risposte dal punto di vista istituzionale. Il Comune di Udine è capofila in un certo senso del progetto. Sì, assolutamente, perché è uno dei soci fondatori della LILT. LILT che io conosco da parecchio tempo, so come lavora, e vorrei effettivamente ringraziare il Presidente, ma tutta la squadra dei volontari che appunto collaborano con lui per portare avanti iniziative molto importanti sul territorio. Iniziative divulgative sulla prevenzione, ma iniziative concrete che sono le visite mediche gratuite che vengono offerte dall'associazione all'interno della loro sede in via Francesco di Manzano a Udine, per cui iniziative a 360 gradi
E vorrei ringraziare anche Sandra Dri, la componente femminile dell'associazione, per portare avanti ogni anno nel mese di ottobre la prevenzione in rosa. Beppi Pucciarelli, allora andiamo a presentare un po' questa prevenzione ad ottobre particolare, perché si ripete da tanti anni. Sì, è ottobre per la LILT, Lega Italiana Lotta Tumori, è il mese della prevenzione rosa, prevenzione dei tumori femminili. Per l'Accademia del Peperoncino, ottobre è il mese, 12 ottobre 1492, scoperta dell'America, Colombo ci ha portato il peperoncino. Ecco, da 16 anni ormai l'Accademia del Peperoncino si mette in piazza a proporre, in cambio di offerte per la LILT, dei gadget piccanti. Abbiamo fatto la pianta del peperoncino, abbiamo fatto la treccia, quest'anno abbiamo fatto un kit con un aglio olio peperoncino solidale. Pasta, mezzo chilo di spaghetti, un quarto di litro di olio extravergine di olive italiane, due teste di aglio italiano, peperoncino della Carnia. Con questi ingredienti, dati a fronte di un'offerta minima di 10 euro, si porta a casa un piatto che fa bene e si sostiene l'attività della LILT. Ci sono tre tipi di porzioni, no? Tu hai sottolineato. Sì, c'è la porzione che io chiamo Omar Costantini, che vuol dire un pacco di pasta in tre e baruffarsi per finirlo. Poi c'è la porzione normale da 80-90 grammi, poi se uno fa vita sedentaria già 60-70 grammi sono la porzioncina. Con un pacco di pasta si possono fare quindi dalle 3 alle 6-7 porzioni. Non ci sono ultimissime, dunque chiudiamo qui la pagina informativa dedicata al Friuli Venezia Giulia, break pubblicitario e poi come sempre le ultimissime dal Veneto. Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione di TPN Veneto. Finisce a botte una lite condominiale in via Camucina a Porto Gruaro. Botte da orbi in città in pieno centro tra un condomino e un extracomunitario. Questi è un richiedente asilo che vive assieme ad altri ragazzi all'interno di un appartamento gestito da una cooperativa. Non c'è movente razziale. I carabinieri indagano solo per un banale litigio. Sul posto anche il SUEM 118, preoccupazione tra i residenti. Roncade, furti nell'area di parcheggio, adesso scatta l'allarme. La Polstrada, su ordine del comandante di San Donà Porto Gruaro Grigoli, ha inteso svolgere accertamenti su una serie di furti che hanno visto come vittime gli autisti in sosta. Due casi si sono verificati negli ultimi 4 giorni. Sono stati portati via litri e litri di gasolio secondo una tecnica consolidata e anche effetti personali. A 15 miglia dal litorale di Caorle, i marinai dell'ufficio circondariale marittimo di Grado hanno salvato dalla furia del mare un gruppo di 8 persone di nazionalità polacca in difficoltà su una barca a vela di 12 metri. Il salvataggio è avvenuto ieri alle 3 di notte. La barca è stata interessata da un'avaria. Sul posto anche una nave battente bandiera di Saint Vincent and Grenadines, la più vicina al momento del May Day, e dirottata dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Venezia, che ha coordinato i soccorsi. Le 8 persone di questa barca a vela in avaria sono approdate dopo il trasbordo al porto peschereccio di Caorle e la barca a vela è stata recuperata da un rimorchiatore. Mare sicuro, si è concluso l'intervento di tutto il litorale. La campagna di tutela e sensibilizzazione ha portato nel Triveneto a 19.600 controlli effettuati, 40 unità assistite, 91 persone soccorse, di cui 93 in vita, 69 diportisti, 13 bagnanti, un subacqueo. Oltre 700 sono state le sanzioni amministrative. Questi alcuni dei numeri dell'attività svolta dagli uomini e le donne della Direzione Marittima del Veneto, che si estende territorialmente dalla foce del Tagliamento alla foce di Podigoro, nonché il lago di Garda, dove opera il primo nucleo mezzi navali di Salò. Quindi coinvolge la Capitaneria di Porto e la Direzione Marittima del Veneto, anche parte dell'Emilia-Romagna, perché Podigoro si trova in provincia di Ferrara, e tutto il lago di Garda, quindi anche Trentino e Lombardia, visto che operano i mezzi navali di Salò.
Grande paura a Portogruaro per una bambina di 4 anni, residente a poco distante dal centro cittadino. È caduta a terra domenica sera, sbattendo violentemente il volto per terra. È stata ricoverata per un politrauma, se la caverà. Nel fine settimana appena trascorso, la sezione di polizia stradale di Treviso ha effettuato nella Marca una raffica di controlli per prevenire le stragi del sabato sera. Sono stati impiegati equipaggi delle sezioni di Treviso e dei distaccamenti di Castelfranco e Vittorio Veneto, nonché personale dell'ufficio sanitario della Questura di Treviso. Nella zona del mercato ortofrutticolo sono stati controllati 120 veicoli e oltre 140 persone. Il bilancio è di 3 automobilisti che sono stati denunciati per non aver superato la prova dell'alcol test. Denunciati per loro sono previste sanzioni penali che prevedono l'arresto da 6 a 18 mesi e l'ammenda da 800 a 3.200 euro, oltre al ritiro della patente a svariate decurtazioni di punti. Ieri mattina gli operatori del Servizio Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Venezia, coadiuvati dall'Unità Cinofili Antidroga di Milano e Venezia, hanno proceduto allo sgombero di 2 palazzine abbandonate in via Rizzardi a Marghera, da maggio oggetto di occupazioni saltuarie da parte di tossicodipendenti e spacciatori. Un gruppo di giovani non ancora identificato ha asportato dai bastioni di Verona le corone che erano state deposte in memoria della divisione Acqui massacrata dopo l'8 settembre dai tedeschi a Cefalonia. I giovani, secondo la polizia locale, hanno agito a volto scoperto, incuranti della presenza di testimoni. Oltre 60 cani, più di 80 addetti ai lavori, tante esibizioni, tutto questo e molto altro ancora nella prima edizione di Cinofilia Italiana Utilità, Sport e Passione, evento che si terrà sabato 29 e domenica 30 settembre a Cavallino Tre Porti al Camping Union Lido, che rimarrà aperto al pubblico. Union Camere Veneto, Mario Pozza, confermato presidente fino al 2021. Diamo la linea al nostro collega Alessio Conforti. Il consiglio di Union Camere del Veneto, in una recente riunione avvenuta presso la sede di Marghera, ha riconfermato Mario Pozza quale rappresentante dell'ente camerale regionale. Nato il 27 ottobre del 1959 ed attuale presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno, Pozza, vicepresidente di Union Camere Italiana e consigliere di Assocamere Estero, resterà in carica fino al 2021. Un plauso è stato espresso anche dal governatore del Veneto Luca Zaia. L'elezione, avvenuta ai sensi del nuovo statuto deliberato a maggio, può essere inclusa tra i principali risultati del percorso di revisione intrapreso dal sistema camerale del Veneto, che ha anticipato spontaneamente quello nazionale in conformità con la legislazione sul riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio d'Italia. Disegnano un'associazione rafforzata e moderna le ultime previsioni statuarie che recepiscono l'attuale orientamento del mercato e il contesto in cui agiscono le imprese. Andranno presentate entro il 28 settembre 2018 le domande per fare il servizio civile a Jesolo. Sono stati approvati 4 progetti e la presentazione dell'iniziativa era avvenuta il 18 settembre 2018. Nuovo weekend di festeggiamenti per il comune di Portogruaro dopo Open Sport. Venerdì 28 settembre dalle 17 si terrà un dibattito pubblico in Piazza della Repubblica organizzato dalla Residenza per Anziani Francescon, patrocinato dal comune, nell'ambito del quale interverranno il sindaco senatore, il consigliere regionale Barbisan, l'assessore ai servizi sociali regionale Manuela Lanzarinna, oltre al presidente della Residenza per Anziani Sara Furlanetto e il DG dell'ULS 4 Carlo Bramezza. Alle 20 cena di beneficenza organizzata dalla Proloco in collaborazione con il Comune per celebrare la Croce Rossa Italiana. Domenica 30 settembre 2018 arriva a Caorle la festa d'autunno, con inizio alle ore 9. Infatti Viale Pompei si vestirà a nuovo per accogliere i turisti e tutti gli appassionati delle specialità autunnali. Ciclamini, funghi e prodotti tipici la faranno da padrone. Il 1 dicembre 2018 arriverà Babbo Natale a Jesolo. Scoccherà in quella data il tempo di Jesolo's Christmas Village, il grande villaggio del Natale che calamiterà l'interesse di grandi e piccini. Ci saranno le casette di Natale sul mare e la pista di pattinaggio. Ancora a Jesolo, la sala espositiva di via Aquileia 123 di fronte al Pala Arrex ospiterà fino a domenica 30 settembre la mostra sull'Antico Egitto. L'allestimento apre alle 10 per concludersi definitivamente alle 19 con l'ultimo ingresso.
Imoco Conegliano in campo nel Veneto orientale. Le campionesse d'Italia di pallavolo femminile saranno presenti a San Donà sabato 29 settembre alle ore 17.30. Giocheranno contro la Ramonda Montecchio, formazione di Serie A2 donne. Organizza il Volley Pulpiave. Seguirà la presentazione delle squadre della Galassia di San Donà di Piave. Appuntamento dunque al Barbazza. Dal 10 al 14 ottobre 2018 il comune di Caorle organizza la 7ª edizione dell'Aves Expo, seconda mostra internazionale di uccelli Venezia orientale senza confini. Si terrà al Pala Expo Mar o Pala Adriatico di via Aldo Moro con gare chi più ne ha più ne metta. Il 28, 29 e 30 settembre saranno giorni dedicati alle giornate di Villa Ivancic a San Michele al Tagliamento con mostre allestite all'interno di Villa Ivancic, dove non mancheranno grandi momenti culturali. Quest'anno poi ci saranno delle escursioni a Lignano con gli interventi dei giornalisti del Messaggero Veneto Paolo Medeossi e Paolo Mosanghini. La chiave di lettura per proseguire prosiquamente questa manifestazione, ha detto l'assessore alla cultura Elena De Bortoli, è la trasversalità. Ho cercato di creare nei vari eventi collaborazioni eterogenee. Pallamano donne, la Mechanic System Oderzo conserva il primato della 1 femminile a punteggio pieno piegando in rimonta domenica pomeriggio il Dosso Buono guidato dalla fuoriclasse Sofia Ghilardi, stella della nazionale italiana. Punteggio a favore delle Opitergine 27 a 24. Era questa la nostra ultima notizia dalla redazione di TPN Veneto. Io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti voi, arrivederci. Venerdì. Permangono condizioni di tempo stabile e soleggiato, precipitazioni assenti. Temperature in aumento con valori massimi ben sopra la media del periodo. Venti in pianura deboli di direzione variabile, in quota deboli dai quadranti settentrionali. Mare poco mosso,